Il debutto della stagione balneare, l'impennata delle temperature, la corsa al mare, il videogiornale tra le spiagge a San Leone, gli interventi alla BG, Glorias Café. È finalmente arrivata l'estate, la stagione che scaccia via i grigiori dell'inverno e apre le porte al buon umore e al meritato riposo. E per chi ha la fortuna di vivere nelle località marittime, l'estate certamente si lascia godere a 360 gradi. Dunque crema solare per chi vuole proteggersi dalle scottature, olio abbronzante per i cultori della super abbronzatura ed ecco le lucertole che si lasciano baciare dal sole. Intanto l'acqua del mare si fa sempre più calda, invitante vasca per i bagnanti che non possono fare a meno di immergersi. Le condizioni climatiche mostrano ancora qualche incertezza, le nubi si alternano alle schiarite ma non scoraggiano i numerosi bagnanti che già popolano le spiagge. Sono iniziate le ferie? No, ancora no. Ancora no? Metà agosto se ne parla, qualche ora di relax ma tutto qui, basta. Qualche ora di relax, bene, come trovate la spiaggia? Rispondete. Pulita, stranamente pulita, mi aspettavo di peggio. Sì, pulita, anche se comunque qua è piccola la spiaggia, però abbastanza pulita. Però è anche vero che siamo a giugno, ne dovremmo parlare ad agosto. Le ferie sono cominciate? No, no, per niente. Vi concedete qualche ora di relax, dunque? Esattamente, tempo permettendo. Come trova il Lido, come trova la costa? Insomma, è abbastanza, diciamo solo abbastanza. Abbastanza da quale punto di vista? Di un punto di vista sia per la pulizia sia per altre cose. Ecco, quindi c'è ancora qualcosa che non va con la pulizia? Sì, ovviamente. All'inizio si sono occupati benissimo della spiaggia, ma ultimamente lasciano perdere tutto. Ecco, le strade, i servizi, come li trova? Sì, i servizi, mi riferisco alle corse, assolutamente piacevole. Lei non è di Agrigento? No, non sono di Agrigento, sono di Vicenza. Abbastanza pulito, accogliente, insomma, possiamo ritenerci soddisfatti anche se ci sono le solite polemiche sull'inquinamento. Lei di suo cosa può constatare? Insomma, mi pare che la stagione sia iniziata benino, speriamo che non ci siano altre sorprese, che gli agrigentini si possano godere il mare di San Leone come, insomma, è giusto che sia. Tutti a mare, sembra che il tempo ci accompagni, perché oggi, giusto oggi, sta facendo un po' di brutto tempo. Oggi, però, nei giorni scorsi il sole è stato molto caldo, no? È stato molto caldo, però ripeto ancora, la stagione non è partita vera e propria, perché un po' piove, un po' c'è vento, comunque. Penso si stia riprendendo. Come si prospetta quest'estate? Allora, l'estate si prospetta un po' meglio dell'anno scorso, anche perché con l'eliminazione dei pennelli il mare è più pulito, però c'è sempre il problema degli scarichi abusivi. I servizi di pulizia si svolgono regolarmente? Assolutamente no. Non capisco perché questa spiaggia, io parlo per questa che ho davanti il locale, non venga contemplata assolutamente dal comune o da chi di competenza. Ho chiesto all'inizio dell'estate 3 porte immondizia, non mi sono stati portati, non penso di avere chiesto chissà che, sono semplicemente 3 porte immondizia. La spiaggia continuamente la faccio pulire dai miei dipendenti perché sennò sarebbe veramente una discarica a cielo aperto. Desiderio comune che il mare, che per gli abitanti di Agrigento è tra i beni più preziosi e amati, lo si possa sfruttare pienamente per tutta l'estate con l'auspicio che lo spauracchio inquinamento non tormenti anche la calda stagione 2014.